Ok, vai, alzate un po' la voce però. Dobbiamo anche iniziare a parlare. Va bene. Adesso mi senti? Sì. Buongiorno amici di Radio Derby Web, sono sempre Gabriele, siamo qui a Regione in questa piacente domenica estiva, siamo davanti al palco fisso in Piazzale Roma, in fondo a Viale Ceccarini. Siamo in compagnia di un artista di un gruppo, il chitarrista di un gruppo che imparerete presto a conoscere sulle frequenze web di Radio Derby. E in particolare siamo in presenza di Tiziano Cazzini dei Neo Sistema. Un nome particolare per un gruppo particolare che fa un genere particolare che Tiziano adesso andrà a spiegarsi. Ciao a tutti. Allora, noi siamo in Neo Sistema, siamo ormai, suoniamo insieme da un bel 5 anni. Abbiamo iniziato a suonare facendo cover dei Cranberries, suonando un po' nella nostra zona che è Oltrepò, provincia di Pavia, facendo un po' di feste della birre e feste di paese. Poi fino a un certo punto, quando abbiamo sentito l'esigenza un po' di fare un po' di pezzi nostri, siamo messi lì a lavorare in saletta e a creare un po' roba nostra ed è nato questo. Il nostro primo EP, che abbiamo chiamato come noi, Neo Sistema, che propone 5 pezzi un po' particolari che saranno, diciamo, un pre al CD che faremo il prossimo anno con altri pezzi che stiamo ancora lavorando, sono ancora in lavorazione. Beh, noi ci chiamiamo Neo Sistema perché comunque l'idea generale del gruppo è comunque creare dei pezzi e lavorare i pezzi in maniera moderna, però cercando di riprodurre comunque la registrazione, i suoni dei vecchi analogici. Quindi possiamo dire un ritorno alle tecnologie di una volta, forse più fuori, in cui si otteneva un suono più ruvido, ma esatto, più vero, e rivisto un attimino con le tecnologie di adesso. Esatto. L'idea è questa, infatti cerchiamo di riproporre un po' un suono abbastanza ruvido come c'erano negli anni 50 e 60, che veniva appunto tutto registrato in analogico. E l'idea insomma è così, vediamo un po' dove ci porterà questa cosa. Ci tengo anche a ricordare che il passaggio da cover band a band di pezzi propri ha segnato anche, se non sbaglio, un cambiamento del nome del gruppo. Sì, beh, sicuramente. Prima ci chiamavamo in un altro modo, adesso abbiamo rifatto tutto. Possiamo dirlo che magari chi vi apprezzava in quel modo vi apprezza ancora di più adesso. Noi ci chiamavamo ai tempi Science 1916, che era preso da un vecchio pezzo di testo della famosa canzone Cranberries. E allora poi, quando abbiamo deciso di cambiare rotta, abbiamo fatto un nuovo nome, nuovo genere. C'è un cambio generazionale, come dire, un piccolo scalino fatto nella crescita che ogni gruppo, che ogni artista, tutto che abbia proprio sicuramente. Noi siamo in compagnia del chitarrista di Neo Sistema, ma a questo punto vorrebbe conoscere anche tutti gli altri componenti del gruppo, che speriamo di avere presto tutti insieme. Certo, sicuramente. Vabbè, io sono stato chitarrista e bassista. Poi abbiamo Monica, la nostra cantante, bravissima. Il nostro bassista Lucio, autore anche di pezzi, che compone musicalmente i testi di tutti i pezzi del sistema. E Massimiliano, il nostro batterista, anche lui. Noi quattro siamo in Neo Sistema. Loro quattro sono i Neo Sistema. Benissimo. A questo punto vi hanno detto tutto? Vuoi aggiungere qualche aneddoto, dove ti possono trovare i nostri amici ascoltatori? Sì, certo, noi siamo su Facebook, potete trovarci a nome Neo Sistema, siamo anche su YouTube e siamo anche su River Nation, dove se ci cercate potete sentire tutti i nostri pezzi gratuitamente e scaricarli. A questo punto i pezzi ascoltateli. Mi raccomando, ascoltate i pezzi del Neo Sistema e salutiamo gli amici di Radio Derby. Ciao Derby!